Minacce pesantissime anche di morte sono comparse in un post del 2 gennaio che Christian Ghedini ha lasciato su Facebook per augurare buon anno a tutti i suoi fan e agli amici. La foto di famiglia con la compagna e il suo bambino di pochi mesi sporcata da messaggi vergognosi rivolti al campione, alla sua famiglia e al fratello Luca, reo di aver registrato il video diventato virale in cui si vede l'inseguimento di un branco di lupi. Loro ritengono che sia una cosa che ha fatto che non è corretta. Non devono di certo tirar dentro... tutti quanti, a me dispiace perché c'è veramente, questi qua secondo me sono tutti leoni da tastiera. Alcuni commenti fanno accaponare la pelle, a dimostrazione di come la rete, grazie ai social, sia ritenuta una sorta di zona franca per gli odiatori di professione e per chi, non avendo neppure il coraggio di firmarsi col proprio nome e cognome, si nasconde sotto falsa identità. Mi stanno massacrando a me, ma dico, cioè, alla fine non ha fatto niente di male, poi lui mi ha fatto anche vedere, si è documentato, ha detto, cioè io, è stata un'emozione fortissima anche per lui. L'amarezza traspare nelle parole dell'ex discesista, pur se si dice molto tranquillo e sereno. Perché sono stato 3 ore col comandante dei carabinieri, così mi ha detto, guarda Luca, tu non hai fatto niente, non hai ucciso niente, non hai ucciso nessuno. Tutta la gente qua che ti insulta, che ti hanno gratuitamente minacciandoti a te, la famiglia, tutti quanti e scrivendo cose pesanti, cioè, tu l'importante è solo che non rispondi. Questo è il consiglio dei carabinieri ai quali Ghedina si è comunque rivolto assieme al fratello. L'ex campione ricorda un episodio analogo vissuto in seguito alla sua partecipazione a un evento assieme alle autorità e all'attacco vile subito da un'associazione animalista di Padova che si spinse con cartelli minatori fin sotto la sua abitazione. Anche stavolta non meritano risposte, dice Ghedina, che ci saluta con un detto ampezzano. La merda delle vacche, più la remeni, più la giri e più la puzza, no? Questo qua è il modo migliore per dire sì, se io continuo a controbattere la cosa non è mai finita.